Buonasera, benvenuti a tutti coloro che hanno scelto di aderire alla partecipazione a questo itinerario formativo che pone a tema la catechesi e i media digitali. Un particolare saluto va ai miei studenti dell'Istituto di Scienze Religiose della Diocesi di Nola, Duns Scoto, ma anche a tutti coloro che si sono collegati da varie parti d'Italia. Infatti, la possibilità di aver divulgato e dunque anche pubblicizzato questo itinerario formativo sui social ha permesso anche ad altri educatori alla fede, catechisti, di partecipare a questo percorso, che, come avete visto sulla, chiamiamola, locandina che è stata divulgata nei giorni scorsi, si articola in quattro incontri, il primo dei quali è proprio questo. L'incontro di questa sera in realtà ha uno scopo, possiamo dire, di presentazione, di introduzione a questo significativo tema che in qualche modo abbiamo scoperto, abbiamo forse anche valorizzato, soprattutto durante il periodo di lockdown, quando impediti dal poter avere relazioni personali tra noi e magari anche con i bambini, con i ragazzi, con gli adulti con i quali abitualmente facevamo e facciamo percorsi di educazione alla fede, abbiamo tentato all'epoca di raggiungerli attraverso il web, attraverso appunto i media digitali. Terminato poi lo stato pandemico, fortunatamente siamo potuti rientrare in una situazione, diciamo, più ordinaria, più normale, ma il tema dei media digitali e il condizionamento che i media digitali stanno avendo, hanno avuto e stanno continuando ad avere nel campo della didattica, nel campo dell'educazione alla fede e dunque nel campo della catechesi, resta certamente un tema rilevante. Questa sera, dicevo appena pochi secondi fa, l'incontro ha uno scopo introduttivo a questo campo, a questo terreno che in realtà si presenta pressoché sterminato. Noi tenteremo comunque di affrontare questa tematica in quattro incontri, ognuno dei quali avrà una durata di circa 60 minuti, una prima mezz'ora durante la quale io cercherò di presentare, di esporre il tema e poi una seconda mezz'ora dedicata a voi, alle vostre domande, nel tentativo di potervi offrire risposte esaustive. Per cui entriamo subito nel tema. Media digitali e quali sono le nuove sfide educative che appunto i media digitali hanno lanciato, stanno continuando a lanciare alla catechesi. In realtà la prima slide che vuole essere un'introduzione al tema di questa sera vorrebbe in qualche maniera precisare che cosa non vorremmo fare in questo itinerario formativo? Che cosa questo percorso formativo, catechesi e media digitali, non vuole essere? Questo ha lo scopo di specificare bene, di determinare bene qual è la finalità che vogliamo raggiungere in questi quattro incontri. Il percorso catechesi e media digitali, dunque, non vuole essere un percorso di formazione sulle tecnologie digitali. Evidentemente non è questo lo scopo principale, anche perché non ne avremmo le competenze. Non vuole neppure essere un addestramento sull'uso dei dispositivi informativi del web. Ancora, questo itinerario non è un corso di aggiornamento per imparare a fare catechesi sui social. Quando è stato promosso dal nostro ufficio catechistico, come in realtà anche da altri uffici catechistici delle diocesi italiane, questo tipo di percorso che mette a tema catechesi e media digitali, alcuni in realtà hanno dubitato, diciamo, sulla bontà
del tema che si voleva affrontare, e qualcuno ha sottolineato il rischio di voler fare attraverso questo itinerario formativo una sorta di, appunto, educazione e formazione su come fare catechesi sui social. In realtà si potrebbe anche scegliere di affrontare il tema da questa prospettiva, ma non è questo lo scopo principale. Noi non vogliamo formare i catechisti, gli educatori alla fede che parteciperanno a questo itinerario formativo su come fare catechesi sul web. Non è questa la finalità principale, rilevante, preminente. Questo itinerario formativo ancora non è un incentivo a lasciare i metodi classici. Anche questo potrebbe essere frutto di un fraintendimento. Noi non vogliamo incoraggiare ad abbandonare, per così dire, i metodi classici, tradizionali, con i quali siamo abituati a proporre cammini formativi di fede, per eventualmente virare verso il cyberspazio. Non è neppure questo lo scopo di questo itinerario. E allora che cos'è? Qual è lo scopo, la finalità di questo percorso formativo? Proviamo a dirlo. Questi quattro incontri vorrebbero essere un tentativo per comprendere in che modo i media digitali, che anche qui precisiamo essere nuovi, ma poi questo aggettivo necessariamente verrà approfondito appena la slide successiva, è un tentativo per comprendere in che modo i nuovi media digitali stanno influenzando il cambiamento identitario del soggetto con il quale il catechista è chiamato ad interfacciarsi, è chiamato ad intraprendere cammini di educazione alla fede. Questo è molto importante, cioè conoscere il soggetto che ho davanti, conoscere il soggetto che ho di fronte, con il quale effettivamente il catechista, l'educatore alla fede, è chiamato ad intraprendere percorsi di evangelizzazione. Non si può proporre il Vangelo a colui, a colei che in qualche maniera non conosco. E il soggetto che appartiene all'ultima generazione è un soggetto, diciamo, nuovo. In realtà i soggetti appartenenti ad una generazione sono evidentemente sempre, diciamo, nuovi, differenti rispetto ai precedenti, ma nell'epoca contemporanea, a detta anche degli studiosi, degli esperti della psicologia cognitiva, il soggetto con il quale abbiamo a che fare è effettivamente differente, a motivo del fatto che i dispositivi digitali, di cui soprattutto gli adolescenti, i ragazzi della nostra epoca sono importanti fruitori, questi dispositivi condizionano, stanno provocando un radicale mutamento proprio sulla configurazione identitaria del soggetto stesso. E tra qualche slide proveremo a spiegare meglio questo concetto. Quindi questo itinerario formativo di fatto allo scopo di accendere un po' i riflettori su questo aspetto molto importante, che va tenuto conto. L'avvento dei media digitali sta cambiando, come vedremo, anche le forme di apprendimento del soggetto, dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti con i quali abbiamo a che fare. Per cui l'educatore alla fede, il catechista, non può rimanere indifferente di fronte a questi cambiamenti che interessano coloro con i quali avrà a che fare, coloro ai quali si metterà a servizio. Allora, iniziamo subito con la prima parte dell'incontro di questa sera, che pone a tema l'avvento del digitale e le caratteristiche dei social media. Queste caratteristiche, che costituiscono ovviamente l'apparato tecnologico dei dispositivi digitali, in che maniera poi stanno promuovendo, stanno avviando un condizionamento, un mutamento sul soggetto che li utilizza. Dicevo qualche secondo fa che spesso noi definiamo, e a giusta ragione, i media digitali attuali come
nuovi. Però vedete che l'aggettivo è posto in corsivo. In che senso i media digitali possono essere definiti nuovi? In che cosa consiste questa novità rispetto ai dispositivi digitali precedenti? È necessario dunque fare una precisazione per definire bene la novità che comporta l'utilizzo di questi dispositivi. Anzitutto, precisiamo subito che la novità non consiste appunto nell'invenzione di nuovi dispositivi di comunicazione. Infatti, ne facciamo esperienza ogni giorno, i nuovi mezzi di comunicazione digitale, tablet, iPhone, iPad, non hanno per nulla sostituito i vecchi, come può essere la radio, la TV, ma li hanno inglobati. Non sono scomparsi i vecchi mezzi di comunicazione, come la televisione, come la radio, e non sono questi ultimi stati rimpiazzati dai nuovi tablet, iPhone, iPad, ma i nuovi dispositivi digitali hanno in qualche modo inglobato, come diremo tra poco, forse lo avrete già letto, hanno esteso le possibilità comunicative che erano già presenti, ma in misura effettivamente irrisoria, nei precedenti dispositivi. Si potrebbe affermare che i new media sono costruiti alla base di elementi preesistenti, ma di questi elementi preesistenti nei vecchi dispositivi, i nuovi media digitali ne hanno esteso le possibilità comunicative. Tendono i nuovi dispositivi a fondere e a estendere le funzioni già esistenti nei vecchi dispositivi con nuove caratteristiche. Tendono i new media a rimodellare, ad assorbire i media tradizionali in quelli nuovi, dando così vita a nuove forme di comunicazione che vengono tecnicamente definite forme ibride, che sono il prodotto della contaminazione di tecnologie diverse. Facciamo subito un esempio che riprenderemo tra poco quando andremo a visitare alcune delle caratteristiche dei new media. Pensiamo alla modalità comunicativa del caro vecchio televisore. Quando a sera, magari mentre ceniamo, subito dopo, vogliamo guardare un film, vogliamo vedere il telegiornale, vogliamo vedere un documentario, che cosa accade? Qual è la modalità comunicativa del dispositivo televisore? È una modalità comunicativa unidirezionale. C'è dall'altra parte dello schermo qualcuno che parla, qualcuno che ci informa e che trasmette appunto queste informazioni a una utenza che si trova al di qua dello schermo, cioè a noi. Noi siamo lì ad assorbire passivamente quanto dall'altra parte della telecamera ci viene detto. Bene, i nuovi mezzi digitali, ho fatto questo esempio, permettono di estendere, di valorizzare, di modificare questa modalità comunicativa a tal punto da renderla non più unidirezionale, ma bidirezionale. C'è la possibilità di comunicare, di squisire in qualche maniera, comunicare, questo è il verbo più adatto, tra due utenti, due soggetti che stanno utilizzando un dispositivo digitale simile che permette ad entrambi appunto di comunicare. Immaginate cosa accade sui social, cosa accade nella chat. Ognuno dei soggetti partecipanti non sta lì passivamente ad assorbire, a prendere, a ricevere un'informazione, una comunicazione che viene dall'altra parte, ma al mittente della comunicazione egli può rispondere. Quindi il ricevente di una comunicazione, di un dato comunicativo, può interfacciarsi, può replicare in qualche modo al mittente della comunicazione. E questo
con i nuovi dispositivi digitali può avvenire in una molteplicità di modalità, a seconda appunto delle funzionalità che i media digitali portano in sé a livello tecnologico. Allora, qual è questa novità? E la possiamo leggere in queste righe che avete anche già davanti agli occhi. La novità consiste sul fatto che a partire dagli ultimi anni 90 si è verificata una significativa convergenza digitale di tutti i media, rendendo questi media qualcosa di molto diverso dai media del recente passato. Per esempio, ecco un esempio molto concreto di cui facciamo tutti esperienza, un iPhone, che è il classico telefonino che ciascuno di noi ha, non viene più utilizzato soltanto per comunicare telefonicamente con gli altri, ma l'iPhone che io possiedo mi permette di utilizzare una molteplicità di funzionalità. Fino a qualche anno fa, ormai dovremmo dire fino a qualche decennio fa, impensabili. Con lo stesso strumento, con lo stesso iPhone, infatti, posso, per esempio, fissare appuntamenti in agenda, posso navigare sul web, posso scattare delle foto, posso immettere sul web le foto che ho scattato o i video che ho girato, posso entrare appunto su internet e visitare la casella di posta elettronica per considerare se ci sono stati degli aggiornamenti. Cioè, vedete, questa è la prima caratteristica che vedremo nella slide successiva, la prima caratteristica che effettivamente rende i media digitali qualcosa di innovativo rispetto ai vecchi, la possibilità che uno stesso strumento ha di offrire una molteplicità di funzioni. E vediamo come si chiama, diciamo, questa caratteristica che ho appena descritto: intermedialità. Intermedialità. L'intermedialità è la capacità che uno stesso strumento ha di poter svolgere una molteplicità di funzionalità. Ma ci sono anche altre caratteristiche che rendono i media digitali attuali diversi dai precedenti. Dicevo nella fase introduttiva dell'incontro di questa sera che evidentemente per motivi di tempo non possiamo dilungarci. Io non sarò esaustivo, perché il tempo che abbiamo è quello che è. Questa sera circa un'ora, anche gli altri tre incontri vorranno avere una durata di un'oretta, ma quattro incontri evidentemente non possono dire di fare, non possono essere esaustivi per un tema così importante. Allora, alcune caratteristiche le presenteremo molto rapidamente, altre, le ultime tre finali, le accenneremo soltanto. Un'altra caratteristica che rende gli attuali media digitali davvero particolari è la portabilità, la trasportabilità, potremmo dire, no? L'iPhone che ciascuno di noi ha è facilmente portabile, facilmente trasportabile, tant'è vero che possiamo dire il nostro compagno di viaggio permanente. Vedete, la capacità di avere sempre con sé l'iPhone, e dunque indirettamente la capacità di poter accedere alla miriade di funzionalità che tecnologicamente sono contenute nel mio iPhone, mi permette di correre un grosso rischio. Qual è? Quello di utilizzare le funzioni del dispositivo in maniera quasi compulsiva. Fateci caso, ormai probabilmente alcune attitudini sono entrate a far parte della nostra vita in maniera così ordinaria da non farci neanche più caso. Però proviamo per un attimo a pensare, ora che ci stiamo riflettendo un po' a bocce ferme, come effettivamente il rischio di utilizzare il dispositivo digitale, l'iPhone, in modo compulsivo è un rischio significativo che corriamo quotidianamente.
cioè la tentazione di andare continuamente a vedere, a controllare se è arrivata l'email, se ci sono aggiornamenti su Instagram, se qualcuno ha per caso posto l'ultima storia su Instagram e che cosa ha posto, se ci sono aggiornamenti sul profilo Facebook, ansa.it, che cosa ha da dirci. Quindi questa tentazione di volersi aggiornare continuamente, e quindi questo ci permette appunto di utilizzare e di correre fortemente questo rischio. La compulsività con cui questi mezzi spesso vengono utilizzati. Questa attitudine di utilizzare quasi compulsivamente i dispositivi digitali ha avuto effetti significativi addirittura sulla riconcettualizzazione, dicono gli esperti, per esempio di due concetti, quali quelli di spazio e di tempo. Lo vedremo soprattutto la prossima volta, al secondo incontro, dove proveremo a riflettere sui mutamenti che i dispositivi hanno avuto o stanno continuando ad avere sull'identità del soggetto, che io ho definito nativo digitale. In realtà l'espressione nativo digitale è una delle tante con cui oggi si tende a definire i soggetti appartenenti all'ultima generazione. Bene, l'attitudine, dicevo, a utilizzare spesso i dispositivi digitali, dicono gli esperti del campo della psicologia cognitiva, ha addirittura avviato un mutamento, un cambiamento di concettualizzazione di alcuni concetti, quali spazio e tempo, per esempio, fino a pochi anni fa considerati immutabili. Faccio soltanto un esempio che è una anticipazione. Pensiamo alla capacità che i media digitali hanno di presentarsi al soggetto non più come semplicemente degli strumenti da utilizzare, ma come veri e propri ambienti. Lo diremo tra poco. Stare sul media digitale significa, soprattutto per gli adolescenti, per i giovani, stare in un altro mondo, in un altro ambiente, dal quale molte volte non ci si vuole distaccare. Pensate ai richiami che tante volte avvengono, per esempio, durante il pranzo o la cena. La mamma e il papà chiama, non so, Luca, che ha 12-13 anni, che è completamente immerso in quel momento sul proprio iPhone e non sta partecipando, per esempio, al confronto, o non risponde alle domande del genitore, come è andata a scuola, ti hanno interrogato, eccetera. Molte volte il genitore è costretto a chiamare e richiamare all'attenzione più volte il proprio figlio, il quale sembra effettivamente totalmente assente. Questo avviene perché in quel momento, vedete, torna il discorso del mutamento che avviene a livello cognitivo, in questo caso sul soggetto, avviene perché Luca, che stiamo utilizzando nel nostro esempio, è immerso in questo dispositivo digitale che per lui in quel momento è un ambiente, è uno spazio che sta occupando, è un tempo che sta vivendo, come magari scrivendo, chattando, guardando la storia dei propri amici. E quindi è un ambiente che sta, nel quale è immerso, non è uno strumento che sta utilizzando, che può chiudere, che può dismettere quando vuole. Il dispositivo digitale continua ad avere una forza attrattiva tale che difficilmente l'adolescente riesce a staccarsi da esso. Quindi questa caratteristica della portabilità è molto importante perché, sottolineo, ripeto ancora una volta, la possibilità che i dispositivi hanno di stare sempre con noi ci mettono in condizione, volere o volare in qualche maniera, di stare noi sempre insieme con loro, in qualche maniera. In realtà la maggior parte delle funzionalità presenti sui dispositivi digitali attuali potrebbero essere assolutamente superflue se non esistesse la possibilità di connettersi
Questa è l'altra caratteristica. La connettività che i media digitali hanno permette di conseguenza di poter valorizzare, dunque anche di poter usufruire anche delle altre funzionalità. Se non ci fosse la possibilità, la disponibilità da parte del dispositivo digitale a connettersi, o se addirittura non ci fossero nelle vicinanze fonti di connessione per accedere ad internet, per esempio, noi non potremmo di fatto essere aggiornati quasi su nulla. Non potremmo andare a controllare i social, non potremmo considerare se sono arrivate nuove email, non potremmo fare quasi nulla. Quindi tolta la connettività, di fatto il nostro dispositivo digitale, il nostro iPhone, servirebbe praticamente soltanto a telefonare, poco più. Quindi anche la connettività è strettamente legata ai nostri dispositivi digitali. E pensate che, come dico nella parte finale di questo paragrafo, l'esigenza, no, di voler stare sempre sul web e soprattutto l'esigenza di poter sfruttare tutte le funzionalità presenti sul nostro dispositivo praticamente ha aumentato da diversi anni ormai a questa parte la necessità di creare reti Wi-Fi. Noi talvolta andiamo, non dico al bar, ma già se andiamo in pizzeria, andiamo al ristorante, probabilmente una delle prime domande che facciamo al cameriere, prima ancora che ci porti il menù, è questa. C'è il Wi-Fi? Ci dai la password per poterci connettere al Wi-Fi? Perché sappiamo evidentemente che il Wi-Fi ci permetterebbe di vedere in maniera anche più velocizzata, di poter stare sul web anche in maniera più velocizzata. Di contro, pensate le volte che rimaniamo delusi quando ci troviamo in galleria durante un viaggio, piuttosto che da qualche parte dove effettivamente i livelli di connettività sono molto bassi e noi ci lamentiamo del fatto che non ci sia campo, qui non c'è rete. E molte volte questa cosa ci manda in crisi. Potremmo anche fare una sorta di prova del 9, ognuno eventualmente la faccia, si metta alla prova, provi a restare disconnesso fino a quando resiste. Quindi ciascuno di noi potrebbe fare davvero una bella prova. Vediamo per quanto tempo riesco a restare non connesso e basta. Quindi a mettere magari il mio iPhone in dispositività, in modalità aerea. Probabilmente dopo, sono ottimista, 20-30 minuti andremo in crisi, quasi certamente. Quindi vedete quanto questa caratteristica è fondamentale. Ancora una terza caratteristica dei media digitali attuali è questa, viene definita tecnicamente l'autorialità, cioè la possibilità che i media digitali danno al soggetto di diventare autore di contenuto e di significato di qualsivoglia messaggio si desideri veicolare ed immettere sul web. Quando esistevano unicamente i vecchi dispositivi, la vecchia radio, la vecchia televisore, che ancora esistono, ecco, se facciamo questo raffronto, no? Alla televisione il soggetto che riceve una serie di informazioni, che riceve una comunicazione proveniente dal televisore, in realtà non è autore di nulla, non può far nulla, perché non può interfacciarsi, non può intervenire, non può rispondere, non può replicare al dato comunicativo che gli arriva da quella fonte, televisione, radio, eccetera. Invece i nuovi dispositivi digitali permettono a chiunque di noi di poter intervenire attivamente, comunicativamente sul web, e quindi ciascuno di noi può diventare autore di un messaggio, può diventare autore di una serie di video, può diventare autore di una serie di fotografie, per esempio, che io scatto e inserisco e immetto sul web. Per comprendere ancora meglio questa caratteristica basta riferirsi per un attimo ai social. Ognuno di noi ormai
quasi tutti probabilmente siamo fruitori di un profilo di Facebook, di Instagram, di Twitter, eccetera. Bene, io so che in quello spazio che mi viene dato, nello spazio entro il perimetro virtuale che mi viene dato nel mio profilo, sono autore di tutto. E di ciò che scrivo, e di ciò che metto, e di ciò che posto, io posso fare, trasmettere comunicazione e informazione. Vogliamo far sapere poco di noi? Si diceva qualche anno fa, aggiorniamo poco i social. Vogliamo che gli altri siano permanentemente aggiornati su ciò che siamo, su dove siamo, su ciò che stiamo facendo, utilizziamo il più possibile i social, aggiornandoli evidentemente. Ecco, quindi vedete come tutto questo mi permette ovviamente di veicolare informazione e comunicazione agli altri. Ecco, dicevo prima che di alcune caratteristiche avrei dato qualche cenno in più di altre, come queste che da poco sono comparse sullo schermo, ne faccio soltanto la citazione, li nomino soltanto: cross-medialità, trans-medialità, multimedialità. Ho voluto accompagnare con tre immagini il significato di ciascuno di queste tre caratteristiche. Non le spiego, eventualmente vi lascio la curiosità di andare a conoscere il significato di queste altre tre, ma ce ne sono anche altre, caratteristiche che ho soltanto elencato: cross-medialità. Quest'altra immagine fa riferimento alla trans-medialità e la terza, multimedialità. Vediamo allora, dopo aver fatto questa rapidissima, oserei dire forse approssimativa, presentazione dei media digitali, arriviamo alla domanda. La domanda che è posta in maniera affermativa anche nel titolo dell'incontro di questa sera. I media digitali sono esistenti, fanno ormai parte della nostra vita in misura anche piuttosto significativa. Potremmo dire che non riusciremo a farne a meno ormai. Chi non ha un dispositivo digitale aggiornato, moderno, probabilmente fuori dal mondo, quasi certamente. Bene, tutto questo, che cosa ci dice? Quali sono le nuove sfide educative che in qualche maniera derivano da questa realtà, dalla realtà dei media digitali, dalla realtà virtuale, dal mondo che viene anche chiamato cyberspazio? C'è una diversità di espressioni che fanno riferimento appunto alla stessa realtà. Quali sono le sfide educative che i dispositivi ci lanciano? Perché di fatto noi siamo qui in qualità di catechisti, in qualità di educatori, e quindi noi non possiamo rimanere indifferenti rispetto a tutto questo mondo. Allora, la prima sfida interessa proprio il pianeta dell'apprendimento. Non so se chi tra voi ci sta seguendo, oltre, come dicevo, a porsi al servizio della pastorale parrocchiale, svolge magari anche altri ruoli educativi, insomma, magari è insegnante, maestro, è professore, docente. Se sono presenti, costoro sanno bene che quello che sto dicendo e quello che diremo tra poco è proprio così, proprio vero. Cioè, quanto effettivamente i media digitali, la realtà digitale, sta condizionando anche il mondo dell'apprendimento. Perché è cambiata la modalità di apprendimento dei bambini, dei ragazzi. È cambiata quasi completamente rispetto al passato. È a tutti evidente questo divario che si sta sempre più marcando tra la modalità di apprendimento di un tempo e le nuove forme di conoscenza, che oggi appaiono molto più frammentate, poiché costituite dalla ricerca di saperi informali
che i ragazzi acquisiscono vagabondando sul web. Per tentare così di approfondire un attimo il passaggio che presento attraverso queste tre righe, e ritornando un attimo alla nostra esperienza quotidiana, proviamo ad immaginare il raffronto tra la modalità di conoscenza esistente fino diciamo a 15, 20 anni fa, 25 anni fa e così via, e le attuali forme di conoscenza che sempre più si stanno realizzando. Un tempo, fino a 20, 15, 10 anni fa, molto probabilmente davanti a un tema da approfondire, davanti a una richiesta di approfondimento del docente, il discente, l'alunno, lo studente era disponibile magari anche a trascorrere ore e ore, se c'era la possibilità in biblioteca o comunque a visionare la cara vecchia enciclopedia, insomma si muoveva e faceva ricerca per tentare di approfondire il più possibile e di allargare, no? I confini di conoscenza su quel determinato tema che gli veniva proposto, che gli veniva offerto o sul quale avrebbe dovuto esprimere la propria idea. Oggi invece che cosa accade? Accade che, per esempio, il ragazzo debba fare, non so, una ricerca sui Promessi Sposi, va su un motore di ricerca qualsiasi, il più usato probabilmente Google, scrive i Promessi Sposi e trova centinaia di migliaia di fonti di informazione su quel dato. Allora, questo ovviamente, come tutte le cose di questo mondo, presenta una doppia faccia, no? Vantaggi e svantaggi. Il vantaggio qual è? Che effettivamente l'informazione, la conoscenza ti viene portata in casa, no? Quindi tu hai davvero la possibilità oggi, attraverso il web, di informarti e di aumentare, di ammassare la conoscenza su un determinato tema in maniera smisurata, in maniera sconfinata, perché ti arrivano informazioni da ogni dove. Questo però poi ha portato in qualche modo, dicono gli esperti del settore, a una sorta di tentazione di arenarsi, di non approfondire il tema, di svogliatezza, di accidia nel voler approfondire bene un determinato tema. Questo è il grosso rischio, questo è il rovescio della medaglia. Tante volte si copia e si incolla proprio letteralmente, e si pensa così di aver sviluppato il tema che è stato presentato, sul quale bisognava fare un determinato lavoro. Quindi vedete, questo ha impigrito buona parte, diciamo, dei ragazzi, insomma, degli appartenenti all'attuale generazione. Naturalmente sono pienamente consapevole del fatto che io stia esprimendo una generalizzazione. Non per tutti è così, oserei dire meno male, fortunatamente questo che ho detto non è valido per tutti. Ecco. Però ci accorgiamo di come effettivamente una stragrande maggioranza di fruitori del web ragiona in questo determinato modo. L'Homo sapiens è l'espressione con cui si è voluta identificare una generazione che ha avuto accesso al mondo dell'informazione attraverso i nuovi dispositivi digitali. Interessante, quest'altra espressione Homo sapiens, che è una delle tante, come dicevo prima, che definiscono il soggetto fruitore dei nuovi dispositivi digitali, e come viene definito l'uomo che fa zapping, come lo si fa quando si vuole cambiare canale, quando così si vuole vedere la lista dei canali per vedere cosa va in onda, allo stesso modo, alla stessa maniera, si salta di sito in sito, di motore di ricerca in motore di ricerca,
per tentare di acquisire informazioni senza mai decidersi però magari di approfondirlo seriamente quel tema. Si salta da un sito web all'altro. Quindi questa è una prima sfida che ci deriva dal mondo del digitale. Cambiano le nuove modalità di apprendimento e lo vedremo adesso, subito, in questo secondo punto che voglio portare alla vostra attenzione. Prima a tutti voi favorivo l'esempio dell'approfondimento di un tema e della disponibilità da parte dello studente magari di trascorrere molto tempo in biblioteca per continuare il proprio lavoro di ricerca. Ecco. Diciamo la modalità di conoscenza tradizionale classica che avveniva nella modalità che vi ho appena descritto, quale vantaggio presentava? La capacità che essa offriva di distendere i tempi di concentrazione. Io potevo rimanere in biblioteca un pomeriggio intero da dedicare unicamente all'approfondimento di quella tematica. Per cui la modalità di apprendimento passata permetteva, si realizzava, avveniva in tempi molto più distesi. E questa estensione temporale, questa possibilità di vedere i tempi più distesi, permetteva e favoriva evidentemente l'approfondimento, permetteva di scendere alla radice del tema, della conoscenza che stavo visitando. Oggi invece purtroppo non è più così. I tempi sono molto più velocizzati, molto più accelerati, anche perché, come dicevo poc'anzi, i new media permettono di fare più cose nello stesso tempo. E questa velocizzazione a cui ha portato l'utilizzo dei media digitali ha indirettamente sviluppato nei ragazzi l'abilità ad apprendere più velocemente, a discapito però dell'approfondimento della prestazione. Si può dire senza ombra di dubbio che gli adolescenti dell'epoca contemporanea, i ragazzi del nostro tempo, apprendono in maniera più veloce, apprendono più velocemente rispetto ai loro compagni di 50, 70, 100 anni fa, ma questa velocizzazione però, come dicevo prima, poi conduce allo svantaggio, permette la realizzazione di un grosso rischio, quello di approdare ad una conoscenza di fatto epidemica. Se vi ricordate, qualche minuto fa dicevamo che una delle caratteristiche, quella della portabilità e della connettività anche, che è prevista nei nuovi media digitali, ha permesso, ha avviato un processo di ricategorizzazione di alcuni concetti fino a qualche decennio fa ritenuti assolutamente immutabili come spazio-tempo. E vi avevo anche un po' anticipato l'esempio, che probabilmente troveremo descritto anche subito dopo, cioè come in realtà oggi i media, più che essere considerati strumenti, sono sempre più considerati, ritenuti ambienti. Si è definitivamente consumato il passaggio dal concetto di media come strumenti al concetto di media come ambienti. Proviamo a calare nella nostra esperienza quotidiana questa espressione che ho appena letto, no? In realtà ci sono ancora viventi dei testimoni che in realtà questo passaggio dei media da strumenti ad ambienti non l'hanno definitivamente realizzato e sono, potremmo dire, gli over 50. Gli over 50, gli over 60, ora non saprei come definirli per non offendere nessuno, diciamo gli adulti della fascia più alta, che pure ormai sono
aggiornati da questo punto di vista, perché non credo che esista un solo soggetto su questo pianeta ad avere ancora oggi il caro vecchio Motorola. Quindi un po' tutti ormai abbiamo quantomeno l'iPhone col touchscreen e quant'altro. Bene, però gli over 50, gli over 60 ancora conservano un'idea dei media, del telefonino come strumento, difficilmente come ambiente, per cui lo utilizzano fondamentalmente magari per telefonare anzitutto e poco altro, magari giocano a qualcosa scaricato da internet, piuttosto che eventualmente se hanno un profilo social vanno a visitare il profilo social, lo aggiornano di tanto in tanto, cioè, ma non trascorrono un tempo smisurato sul proprio iPhone, appunto perché essi ancora lo considerano fondamentalmente come strumento. Questo non avviene invece, potremmo dire, con gli under 50. E più ci si avvicina alla, diciamo, alla fascia dell'età giovanile, più questo è vero, è realistico, cioè la considerazione dei media come ambienti. Lo dicevo anche prima, le due caratteristiche poc'anzi accennate, portabilità, connettività, permettono di comprendere proprio questo che abbiamo detto, che i dispositivi non sono più considerati come sussidi tecnologici, ma come veri e propri ambienti formativi. È interessante aggiungere al termine ambiente anche l'aggettivo formativo, perché di fatto i nostri adolescenti, i nostri ragazzi si formano anche e oserei dire soprattutto attraverso questi dispositivi, o per meglio dire attraverso i dispositivi digitali, attraverso l'iPhone, essi riescono molto più facilmente rispetto al passato ad accedere a delle fonti informative e formative, perché poi l'informazione di fatto fa anche sempre un po' formazione, in misura e in maniera abbastanza significativa. Questo la dice lunga, per esempio, su quanto oggi sia necessario aggiornarsi, su quanto sia richiesto un aggiornamento per i formatori, educatori e dunque catechisti. Perché se un tempo, diciamo, i bambini erano un po' più imbambolati, o se vogliamo dirlo in maniera un po' più elegante, erano più, diciamo, disponibili a ricevere senza troppa reazione a quanto gli veniva trasmesso, oggi appunto non è più così, perché essi apprendono molte più cose anche attraverso il web. Una quarta sfida educativa, che però vogliamo considerare sotto una luce positiva. Quanto detto finora potrebbe far sembrare che in qualche maniera dai media digitali bisogna fuggire, no? Quanto detto finora sembra in realtà marcare, definire un'accezione negativa dei dispositivi digitali. In realtà non è così. I media digitali possono rappresentare anche un'importante opportunità anche per educare i soggetti che ivi abitano, è proprio il caso di usare questo verbo. Quindi imparare dal web significa anche riconoscere tutta una serie di opportunità che il web offre. Anzitutto questa diversità, ecco, di rapporto che si è andata creando tra formatore e formando. Un tempo esiste il rapporto educativo, il rapporto formativo, possiamo dire, tra questi due soggetti, formatore e formando, era strutturato asimmetricamente. C'era il formatore che trasmetteva, veicolava una serie di informazioni, di nozioni al formando, che così in qualche modo ricopriva
un ruolo, diciamo, un po' più di passività. In realtà oggi non è più così, perché la capacità di stare sui media digitali, la capacità di essere allo stesso tempo fruitore ma anche autore di comunicazione e dunque anche la disponibilità data a tutti di dire la propria idea, di esprimere il proprio parere su un determinato tema, ha in qualche maniera permesso al formando di scalare posizioni e di porsi quasi allo stesso livello del formatore, del proprio formatore. Per cui si realizza effettivamente quanto San Pietro scrive nella prima lettera, no? Bisogna sempre dare ragione a coloro che chiedono, no? Il motivo di una fede. Questo è importante per noi che siamo posti a servizio dell'altro in cammini formativi attraverso percorsi di educazione alla fede. Anche in questo caso, il soggetto che ho di fronte non è più disponibile. Questo ormai appartiene, e io direi fortunatamente, a un'epoca tramontata. Non è più disponibile semplicemente ad assorbire quanto gli viene detto, quanto gli viene comunicato. Così interagisce, risponde, chiede ragione. Vuole interloquire con chi è disposto a dare una bella notizia. E questo ovviamente, come dicevo anche prima, necessariamente richiede da parte del formatore, da parte del catechista, da parte dell'educatore una disponibilità a stare, possiamo dire, in un continuo stato di formazione. Scusate il gioco di parole. Questo costringe il formatore, l'educatore, a disporsi ad una autoformazione, oltre che a formarsi anche grazie alla possibilità che gli viene data dall'esterno, perché l'aggiornamento è assolutamente necessario oggi molto più di ieri. Un'altra sfida educativa che può sembrare anche abbastanza banale, ma noi la vogliamo accogliere ugualmente, è quella di educare al web, no? Il formatore, in qualche modo, l'educatore, quindi colui che fa formazione, è anche in qualche maniera chiamato, invitato ad educare il soggetto che gli è di fronte a saper stare sul web, a saper navigare bene sul web, tanto più perché cristiano e quindi tanto più perché chiamato a dare anche sul pianeta cyberspazio una chiara testimonianza della propria fede. Perché, come ben sappiamo, c'è modo e modo di stare sul web. E quindi il formatore potrebbe in qualche modo educare il soggetto che gli è di fronte ad evitare alcuni pericoli che il web cela, che il web in qualche maniera nasconde. Un primo pericolo, e ripeto anche di questo probabilmente facciamo esperienza, soprattutto con gli adolescenti, con i ragazzi, è che molte volte il web tende a isolare il soggetto che lo abita. Chi trascorre molte ore sul web, connesso sui social, per esempio, tendenzialmente si sottrae all'ascolto e all'incontro personale con gli altri. Quindi tende, come dico subito adesso, ad isolarsi dalla compresenza fisica. Talvolta anche in un gruppo tra pari di ragazzi, di adolescenti, che magari stanno facendo un'attività anche all'oratorio, eccetera, il ragazzo che per mille motivi, o il bambino che per mille motivi non è attratto dall'attività che in quel momento si sta svolgendo, la prima cosa che fa è ritirarsi sul proprio cellulare e noi ce ne accorgiamo subito perché lo vediamo, diciamo, distratto, isolato, per conto proprio, lì in un altro ambiente, lì figurativamente è avvenuto un vero e proprio trasloco.
il ragazzo, l'adolescente, sta traslocando dall'ambiente fisico che pure lo sta ospitando in quel momento a un ambiente virtuale che però egli ritiene ugualmente reale, a tal punto da considerarlo più attrattivo per lui. E noi magari poi lo richiamiamo all'attenzione. Puoi spegnere il cellulare? Puoi posare il cellulare? In realtà sono vie di fuga. E quindi quando questo avviene in misura significativa, il pericolo è davvero enorme di abituarsi a uno stato di isolamento. Penso che tutti sappiamo di quanti hanno dovuto ricorrere, conclusa la parabola pandemica, anche a degli aiuti psicoterapeutici, perché ormai abituati per tanto tanto tempo a stare chiusi in casa, soprattutto gli adolescenti e i ragazzi, avevano poi difficoltà, una volta terminata la pandemia, a rientrare, diciamo, nello stato sociale, a rientrare in una disponibilità a socializzare nuovamente con gli amici. Ancora un altro pericolo che il web spesse volte cela e nasconde è quello di saturare ogni momento di silenzio e di attesa. Se volete, questo si ricollega molto bene con quanto dicevo precedentemente, in riferimento al fatto che spesse volte la connettività, quindi la disponibilità a stare permanentemente connessi, spesse volte ci permette di utilizzare i dispositivi in maniera compulsiva, anche nei momenti in cui in passato spesse volte noi ci ritagliavamo spezzoni di, io qui scrivo, di silenzio, se volete, di meditazione, di cura del proprio sé. Mi è capitato qualche settimana fa di partecipare, non tanto come fruitore ma come ospite, di una 3 giorni di ritiro spirituale, e puntualmente capitava che dopo il tempo trascorso in ascolto, diciamo, del sacerdote che presentava l'approfondimento della pericope biblica, bene, dopo quel tempo e quindi giunti al momento di un po' rientrare in se stessi, ritornare eventualmente a rileggere gli appunti, oppure permettere, no? E quindi disporsi anche all'ascolto dello Spirito Santo per rientrare su quel brano biblico, eccetera, molti la prima cosa che facevano erano andare a controllare il proprio telefonino. Talvolta si dedicava quell'oretta e mezza di silenzio, anziché per curare la propria interiorità, per mettersi in ascolto dello Spirito, la si dedicava quell'oretta per controllare il social. Ecco, vedete, quindi questo è l'altro pericolo che purtroppo il web cela, ma nel quale molte volte incappiamo. Ormai si sono estinti quasi totalmente i momenti di silenzio che prima in qualche maniera componevano a macchia di leopardo la nostra giornata. E forse questo è il tempo anche di recuperare, di ogni tanto davvero mettere da parte, spegnere il nostro dispositivo per ritornare a quella pace interiore, a quei momenti che pure davano respiro alla nostra giornata. Educare al web significa anche invitare a rendere di nuovo possibile l'incontro personale. Quindi un'altra sfida educativa è proprio questa, cioè riuscire, no, a trasmettere ai nostri bambini, adolescenti, giovani, la bellezza dell'incontro personale, ecco, contagiarli. Fondamentalmente ormai questo è già avvenuto, perché ormai da diversi mesi, fortunatamente, siamo rientrati, diciamo, in uno stato di normalità, la pandemia è in buona parte alle spalle, e questo ci ha fatto riscoprire davvero la bellezza dell'incontro personale. Quindi permettere una riscoperta
dell'incontro personale a chi invece ancora tarda ad assaporarla. Di fronte a questo nuovo panorama socioculturale che questa sera abbiamo tentato soltanto di accennare, quali sono le competenze che il catechista, l'educatore è chiamato ad acquisire perché il proprio servizio all'evangelizzazione possa risultare efficace? Questa è soltanto una domanda la cui risposta probabilmente troveremo all'ultimo incontro di questo percorso, quello del 1 giugno, perché appunto proveremo ad approfondire questa tematica, le competenze che l'educatore, il catechista deve acquisire sempre di più per poter svolgere il servizio alla comunità ecclesiale in maniera il più possibile efficace ed efficiente. Bene, adesso provo, vi ringrazio anzitutto per l'ascolto e dalla regia chiedo se mi girano eventuali domande che potete scrivere nella chat del gruppo a cui stiamo partecipando un po' tutti e quindi attendo di sapere dalla regia. Ecco, una prima domanda che mi girano è proprio questa. Ancora una volta si sottolinea, dicono qui, l'importanza dei media digitali, come educare appunto i bambini a ritornare a rivivere la socialità. Riprende probabilmente questa persona che ha fatto la domanda l'ultima slide che ho poc'anzi presentato. Beh, per intanto si potrebbe tentare, per quanto possibile, di evitare di lasciare utilizzare, almeno durante il tempo trascorso insieme nell'attività catechistica, nell'attività oratoriale, nell'attività pastorale, i cellulari. Ripeto, molte volte, poi ovviamente dipende da tante cose, però spesso quando durante un'attività pastorale utilizzo questa espressione, poi ognuno la declini a seconda del proprio servizio che svolge in parrocchia, se è educatore, catechista, l'oratorio, eccetera. Ecco, dicevo, normalmente quando un bambino, un adolescente, un ragazzo, durante un'attività pastorale tende ad isolarsi, questo avviene perché quell'attività pastorale probabilmente per quell'attività pastorale prova, diciamo, poca attrazione. C'è qualcosa che tende a isolarlo. In altre parole, preferisce trascorrere quel tempo sui social anziché con gli altri. E questo deve porci una domanda. Come mai ciò avviene? Ora ripeto, questa è una delle possibili domande, poi ce ne sono tantissime risposte, poi potrebbero essercene tantissime altre, o perché quel ragazzo è poco inserito, o perché sta vivendo un periodo difficile e quindi anche in altre sedi tende ad isolarsi, quindi probabilmente ci sono difficoltà che non sappiamo di maggiore entità. Voglio dire, di fatto può anche accadere che il bambino che tende ad isolarsi anche durante, per esempio, un gioco fatto con i compagni, questo lo fa, potrebbe farlo per attirare l'attenzione dell'educatore. È una maniera, in qualche modo, per denunciare implicitamente, indirettamente, ho bisogno di te, insomma, esisto, sono qui e quindi vorrei attrarre l'attenzione su di me dell'educatore che inevitabilmente arriva, perché se l'educatore è bravo, quantomeno gli dirà come mai ti stai perdendo sul cellulare e non sei con noi, che cosa sta succedendo, perché non vuoi giocare, perché. Quindi il bambino sa che in questo modo, in qualche maniera, attirerà su di sé l'attenzione dell'educatore, che anche eventualmente attraverso un piccolo rimprovero comunque lo terrà in considerazione. Ecco, per dire che esiste un ventaglio di risposte davanti alla domanda che questo interlocutore propone, io ne ho abbozzate alcune.
probabilmente perché non è attratto dall'attività pastorale, probabilmente perché ha dei problemi e vuole portare su di sé l'attenzione, probabilmente perché ha litigato col compagnetto di gruppo, voglio dire. Però normalmente si potrebbe evitare di far utilizzare i telefonini durante le varie attività. Un'altra domanda invece affronta il tema della velocizzazione a cui si accennava anche prima, no? I dispositivi digitali hanno velocizzato anche le modalità di apprendimento degli adolescenti, dei ragazzi, quindi come ritornare al gusto della conoscenza. Anche qui, dunque, io ho fatto una tesi dottorale, molti di voi lo sanno, quantomeno i miei studenti che mi stanno seguendo, su questo tema, la formazione dei catechisti nell'era del cyberspazio. Non è mai bene autocitarsi, non è mai bene fare pubblicità di sé, però voglio dire, in questo caso ne approfitto, potete anche scrivere il titolo su Google a proposito di motori di ricerca, e questo testo lo trovate facilmente diciamo in commercio, non perché lo dobbiate necessariamente comprare, però è presente se volete approfondire questi temi. Dicevo, nonostante io abbia così affrontato questo tema, tuttavia diciamo che io sono stato formato secondo la vecchia modalità e ne vado anche un po' orgoglioso, no? Cioè io difficilmente riesco ad acquisire nuove conoscenze limitandomi all'acquisizione di informazioni dal web. Per cui anche se mi arriva, per esempio, se scarico un articolo in PDF, non riesco proprio neanche a livello visivo a lasciarlo sullo schermo del computer ed eventualmente ad evidenziare alcuni passaggi, ma lo devo necessariamente stampare. Io devo avere la carta tra le mani, ne devo sentire il profumo, devo avere la possibilità di sottolineare, eventualmente di cancellare, di cerchiare qualche parola. Quindi ecco, anche questo significa riuscire ad approfondire, a dedicare tempo alla conoscenza, entrare, possiamo dire, tra le sillabe della singola parola per tentare di comprendere che cosa l'autore di quell'articolo vuole trasmettere al suo lettore. Questo sul web non dico che sia impossibile, ma è molto più difficile che avvenga. Dopodiché credo che non sia bene diciamo strutturare il discorso utilizzando la formula out, cioè meglio cartaceo o meglio digitale, perché sia l'uno che l'altro presenta vantaggi e svantaggi, assolutamente. Dobbiamo riconoscerlo che l'avvento del digitale, l'avvento di internet, ha permesso di approvvigionarci di una miriade di vantaggi fino a 30-40 anni fa neanche immaginabili. Si pensi semplicemente alla posta elettronica. Prima dovevamo aspettare per ricevere la risposta, che ne so, della casa editrice ad una nostra domanda 7-10 giorni, con il famoso francobollo ordinario, ve lo ricorderete tutti, e dunque arrivava poi finalmente il postino con la letterina e noi potevamo finalmente conoscere la risposta al quesito piuttosto che altre cose. Poi qualcuno di noi se lo ricorda, è arrivato invece la posta prioritaria, vi ricordate i famosi francobolli di posta prioritaria? Oggi ormai quasi più nessuno va nella buca postale per inserirvi diciamo la posta e spedire la lettera. Ormai quasi tutti mandano l'email, addirittura quasi tutti ormai utilizzano il WhatsApp, no? E questa velocizzazione di poter interscambiarsi materiale, informazioni, conoscenze, ovviamente è un grandissimo vantaggio che prima non c'era e che invece internet ci ha permesso di avere. Ancora un'altra domanda, la terza, credo, mi dicono che sia passato abbastanza tempo, è bene chiudere. Sì, ancora sulla
possibilità della, su come abituare invece, beh, più o meno ripetere la stessa domanda di prima. Ecco, qui io direi di utilizzare il termine discernimento. Discernimento. È bene che il formatore sappia fare discernimento circa il web, circa il mondo del web. Quindi come fare, come diciamo fare innamorare, no? I nostri bambini, i nostri adolescenti ad una modalità di conoscenza più distesa, come dicevo poc'anzi. Pensate che la velocizzazione a cui ha portato, no? Ha portato l'utilizzo di questi media digitali, di questa velocizzazione, giusto per fare un esempio, noi ne facciamo esperienza domenicalmente durante la messa cosiddetta dei bambini. Io devo dire, devo riconoscere diciamo la pazienza sconfinata che molti catechisti hanno quando magari siedono durante la celebrazione eucaristica sul banco del proprio, accanto al proprio gruppetto di bambini che magari sta facendo il percorso di iniziazione cristiana. Hanno una pazienza enorme, perché far stare i bambini per, non so, 45-50 minuti, magari anche un'ora, fermi lì, eccetera, eccetera, i bambini non ce la fanno, scalpitano, no? Quindi vedi, ste catechiste, un po' di pazienza, silenzio, questo è il momento più importante. Io devo dire, davvero mi compiaccio con tutti questi catechisti che offrono quintali, tonnellate di pazienza al Signore in quei momenti e che molto probabilmente pregano pochissimo poi di fatto. Ma questo avviene non perché i bambini siano maleducati, questa necessità che i bambini avvertono di a un certo punto non farcela più, un po' dipende probabilmente perché davvero non ce la fanno più, perché il sacerdote è pesante, magari ha fatto un'omelia infinita, interminabile, dunque i bambini quelli sono, insomma, no? Un po' dipende proprio dal fatto che essi, abituati per configurazione cognitiva a cambiare anche tante volte attività da un momento all'altro, perché così fanno sul web, il multitasking si diceva prima, no? Sul web, poi vanno su, non so, su social, poi vanno su Instagram, poi fanno un selfie, poi fanno un video, quindi passano da una funzionalità all'altra. Questa attitudine è diventata talmente confacente anche il loro modo di essere, oltre che il loro modo di fare, che non riescano a stare fermi e a seguire la stessa attività per più tempo. Questo immaginiamo quanti risvolti ha anche per la cosiddetta attività catechistica. Talvolta, credo che i catechisti ormai lo sappiano, è necessario in quell'oretta, diciamo, trascorsa insieme, cambiare modalità comunicativa, cambiare anche proprio attività. Ormai è impensabile riuscire a stare 50 minuti in una, diciamo, relazione tale. Il catechista parla e il bambino ascolta, ma non esiste. Ciascuno di quei bambini davanti a una situazione del genere, pur di andar via, pur di scappare, chiederà di andare in bagno, penso, 10 volte. Quindi è cambiato davvero tutto. Quindi il discernimento è importante. Bene, mi dicono che non ci sono altre domande, per cui possiamo anche terminare qui il nostro incontro. Io vi ringrazio. Spero che l'incontro, non dico sia piaciuto, perché non era questo l'obiettivo, non dobbiamo piacere, ma diciamo sia risultato quantomeno interessante. In realtà questo noi lo vedremo la prossima volta, perché normalmente è dal secondo incontro in poi e dal numero dei partecipanti che ci sarà dal secondo incontro che si riuscirà a capire se effettivamente è risultato interessante. Se già dalla prossima volta il numero sarà dimezzato, vuol dire che anche noi a livello comunicativo qualcosa dovremo migliorare. Per intanto sappiate che appunto io, insieme a chi sta in questo momento alla regia, insieme ad altri, abbiamo tentato di mettercela tutta. Quindi vi ringraziamo per il gentile ascolto e vi diamo appuntamento per l'altro incontro.
durante il quale affronteremo un altro tema molto importante, appunto i mutamenti, i condizionamenti che i dispositivi digitali stanno avendo sul soggetto. Quindi come sta cambiando, come fosse già cambiato il soggetto che abbiamo di fronte. Grazie a tutti e buona continuazione di serata.